Ciao a tutti, bentornati alla rubrica di intelligenza artificiale del canale STEM di Liberi Oltre. Io sono Luca e appunto diciamo, sto un pochino coordinando, comunque animando questa serie di video sull'intelligenza artificiale che abbiamo iniziato, diciamo, già un po' l'anno scorso con alcuni video che erano un po' estemporanei su argomenti specifici. Poi un paio di settimane fa abbiamo iniziato proprio in modo un po' più sistematico, facendo proprio un'introduzione generale all'intelligenza artificiale, che cos'è questa tecnologia, come si è evoluta dal punto di vista storico e quali sono, diciamo, i suoi impatti, perché se ne parla così tanto nei media, diciamo, ultimamente, specialmente da quando sono entrati in gioco i large language models, in particolare ChatGPT. Quindi oggi qui con me c'è ancora Fabio Stefanini, grazie Fabio per essere venuto, che oggi ci ha Grazie a te. proposto, diciamo, di fare un, grazie, di fare un approfondimento sul machine learning e in particolare le reti neurali, che poi dopo sono il modello che specialmente oggi sono quelle che la fanno da padrone tra i modelli di machine learning, e quindi è importante parlarne e spiegarle un po' più nello specifico, e vedere un pochino come funzionano. Niente, quindi detto questo, io direi che lascerei direttamente la parola a Fabio, che può iniziare, diciamo, con la scaletta che aveva proposto di argomenti, e poi pian piano, insomma, interagiremo e faremo un po' una chiacchierata come l'altra volta. Prego, Fabio. Perfetto, grazie Luca. Sì, grazie dell'opportunità. Abbiamo fatto, secondo me, una buona introduzione l'altra volta, diciamo più generale, e ci siamo accorti che adesso forse valeva la pena entrare un po' nel dettaglio di alcune delle tematiche che sono più popolari, dei modelli che sono più utilizzati, delle metodologie che vengono sfruttate un po' ovunque per ottenere questi sistemi che stanno diventando molto popolari come appunto ChatGPT e altri. Quindi entriamo un pochino nel dettaglio, parleremo un po' del tema generale del machine learning, che cosa vuol dire far imparare le macchine, insegnare le macchine cosa fare. Ovviamente ci sono tantissimi metodi sviluppati nel corso di decenni, come accennavamo, ma ci focalizzeremo in particolare su alcune metodologie che sono più o meno statistiche. E poi in particolare sulle reti neurali. Allora, partiamo subito. Diciamo, il modo in cui pensavo di introdurre il concetto è quello di fare una distinzione tra il modo in cui fino intorno, diciamo, agli anni 2000 si ingegnerizzavano sistemi elettronici per produrre un determinato, quello si chiama output, una determinata risposta sulla base di alcuni input che vengono forniti a questi sistemi elettronici. Allora, come facevano gli ingegneri a disegnare questi sistemi? Beh, prendendo ispirazione dalla biologia, da un sacco di cose, si costruivano effettivamente dei blocchi, dei flussi, attraverso cui far passare l'informazione di input per ottenere un determinato output. E questa cosa si disegnava in maniera abbastanza esplicita, cioè il primo stadio di input, se pensiamo a un input acustico, per esempio, il primo stadio deve fare una trasformazione di Fourier per analizzare le componenti spettrali di un suono e vedere se sto ascoltando il suono di un uccellino o il suono di una persona che parla, per esempio. E poi da lì si aggiungono altri blocchi, dopo aver fatto lo spettro di Fourier, aver analizzato le componenti di frequenza del suono. Si aggiungono altri blocchi, si dice, vabbè, se c'è questo suono, allora, cioè una serie di if then else, per chi ha sentito parlare di programmazione, speriamo che qualche liceale in ascolto non strabuzzi gli occhi sentendo if then else, però ecco, una serie di istruzioni così abbastanza specifiche, un algoritmo esplicito, viene utilizzato per poi produrre la risposta che voglio, per esempio il riconoscimento della voce di una persona rispetto a un uccellino che canta. Queste metodologie hanno funzionato un bel po', ma a un certo punto ci si è accorti che alcune tecniche che sono state, diciamo, teorizzate e analizzate anche prima degli anni 2000, anche molti decenni prima degli anni 2000,
cominciavano a funzionare. Allora, ad esempio, disegnare un sistema di flussi che riconosce un suono particolare e associa una classe a quel suono particolare, lo si può fare in maniera diversa, senza specificare esplicitamente quali funzioni devono eseguire i diversi blocchi. Questo è un po' un sogno dell'uomo, di poter costruire un sistema che, guarda, io ti do un input e ti dico quale deve essere la risposta di output, e poi tu costruiscitelo da solo. Questo sarebbe un po', no, il sogno di tutti gli ingegneri, di tutti, uno, diciamo, dei sacri graal dell'uomo produttivo. Ecco. Bene, entreremo un po' nel dettaglio di come si fa questa cosa, cioè che cosa vuol dire effettivamente insegnare a una macchina in maniera statistica a fare queste cose, e lo faremo in particolare concentrandoci sulle reti neurali. Come piccola nota introduttiva, farò un accenno ad alcuni modelli, ad alcune metodologie che sono molto note e molto utilizzate, e che però, per semplificare il discorso e per concentrarci su un particolare aspetto, toccheremo solo a livello di accenno, e magari poi, a seconda dell'interesse del pubblico o nostro, quello che ci va di fare, entreremo poi nel dettaglio magari in altre puntate. Allora, detto, parleremo di reti neurali, però parleremo in particolare, analizzeremo in particolare, per semplicità, proprio un sistema che, preso un input, mi deve dare un output, per esempio classificare un suono o classificare un'immagine. Gli esempi ce ne sono tantissimi. Quando fate una foto e Google Foto vi dice che in quella foto c'è un cane, un animale o il vostro amico, questo è il caso appunto di un sistema che associa un output, la classe di output, cane, animale, piatto della pasta o persona, a un determinato input che è un'immagine. E questa cosa si può fare per suoni, per tantissime altre cose. Quando però vedete questi modelli di intelligenza artificiale su internet, tipo la generazione di immagini, tu scrivi il prompt, no? Scrivi in genere un'immagine con una persona che sta seduta su una barchetta spiaggiata in un'isola deserta. Quelli sono modelli, quelli che si chiamano generativi, che non tratteremo, però per certi versi capire le reti neurali ci aiuterà anche a capire i modelli generativi, perché una volta che ho un modello che associa una classe di input a una determinata immagine, in realtà posso invertire le operazioni matematiche, mandare in input la classe, per esempio barchetta, e propagare questo segnale all'interno di una rete e ottenere l'immagine di una barchetta alla fine. Quindi questo sembra un po' magia, ma ci arriveremo. Giusto per fissare un attimo le idee in generale, quello su cui ci concentreremo oggi sarà più che altro il compito di classificazione, ecco, dei modelli di reti neurali, mm-hmm. che poi dopo può essere declinato in vari modi, visto che le reti neurali poi, come spiegherai più in dettaglio tu, fondamentalmente possono essere viste come degli approssimatori di funzioni, di segnali, e quindi da lì si può dire usarle sia per classificare, per esempio, immagini o insomma qualsiasi altro tipo di oggetto che possa avere una qualche rilevanza per noi, o per fare, per esempio, regressione, per predire, diciamo, determinati output futuri di un determinato modello. E poi, dopo invece, più avanti, magari in un'altra puntata a parte, parleremo invece di come si faccia a generare questi oggetti partendo da una descrizione, invece. Sì, no, esatto, no, punto corretto. Ci focalizzeremo più che altro per semplicità, sulla classificazione. Si può fare regressione, in cui, diciamo, l'output è continuo, e ci sono tante altre cose che si possono fare che non toccheremo. Per esempio, anche quando si parla di serie temporali, no, nella finanza, cioè come utilizzo l'artificial intelligence delle reti neurali nella finanza, in realtà quello anche si può tradurre un pochino come un problema di classificazione, in cui ciò una serie di cose che succedono nel tempo, può essere le azioni di un determinato gruppo di aziende fino al tempo oggi, e voglio classificare questa informazione come compra o
vendi oppure stai. Quindi diciamo si può tradurre in un problema un pochino di classificazione, non parleremo anche di... ci concentreremo anche su un aspetto particolare che è quello del supervised learning, in cui io alla macchina fornisco esplicitamente l'input e l'output, la risposta desiderata. E sulla base di questo il modello dovrà imparare. Ci sono altre tecniche che se cominciate a cercare in rete incontrerete, che si chiamano unsupervised learning, dove in realtà quello che conta è semplicemente la statistica degli input. Ma anche su questo non ci concentreremo. Ci sono anche metodi matematici che potreste incontrare, come le macchine di kernel, di cui magari potremo parlare in un altro momento. E in particolare, sta succedendo, sentite questo rumore di sottofondo, io lo sento, ma comunque. E una cosa anche che magari è valevole di nota e che però non toccheremo sono le reti ricorrenti, che sono sostanzialmente reti neurali in cui poi l'output viene rispedito all'input e quindi c'è questo loop che si genera e che è un po' quello che succede all'interno del cervello e vengono utilizzate in tantissimi contesti che non toccheremo in questo momento, ma questo è per darvi un assaggio di quante cose si possono poi affrontare se uno capisce la sostanza di i concetti di base che vengono sfruttati nel machine learning. Ma questa era un po' l'introduzione. Soddisfatti dei 10 minuti di introduzione? Non so se vuoi accennare qualcosa, altrimenti possiamo anche passare alle reti neurali in sé per No, sé. mi sembra un'ottima introduzione, specialmente per delimitare il campo di quello di cui ci vogliamo occupare oggi e poi dopo appunto tutto il resto magari sarà demandato a puntate future. Quindi direi che adesso sarebbe interessante passare oltre ed effettivamente poi cominciare a spiegare che cosa voglia dire a livello concreto. Far imparare una macchina, poi vabbè, una rete neurale nel caso specifico di cui ci occuperemo, perché spesso quando poi dopo si parla appunto di algoritmi, di apprendimento automatico, intelligenza artificiale, eccetera, spesso si ha la tendenza nel discorso pubblico ad antropomorfizzare, cioè a utilizzare questi verbi tipo imparare, apprendere, eccetera, nel modo in cui imparano gli esseri umani o in cui apprendiamo noi, che non è almeno. Non è la stessa cosa di come facciamo noi, per quanto ne sappiamo, seguono, diciamo, si ispirano in qualche modo, hanno un'ispirazione molto lasca a come impariamo noi, in particolare come imparano le reti di neuroni biologici. Quindi su questo direi sì, avanti tutta e andiamo pure avanti con il nostro programma. Ottimo. Ottimo. Allora sì, arriveremo, la promessa è che arriveremo a dire come fanno le macchine poi a imparare sulla base di tantissimi esempi, ma per capire questo devo fare un passetto piccolissimo indietro, accennando a cosa ci si riferisce quando si parla di rete neurale, che cos'è una rete neurale, che cosa sono i neuroni in un computer. Beh, tutto parte, diciamo, da una modellizzazione del modo in cui funzionano i neuroni nella stragrande maggioranza dei sistemi nervosi che si osservano negli animali. Il neurone e le sinapsi sono le parti fondamentali, diciamo, che vengono ritenute parti fondamentali della computazione che avviene nel nostro cervello, cioè la nostra abilità di prendere decisioni tipo di assaggiare un cibo sulla base dell'odore oppure non assaggiarlo, per fare un esempio concreto, all'interno del nostro cervello. Il neurone sostanzialmente viene descritto in questi modelli come una funzioncina che può essere, che può dare una risposta positiva o negativa, diciamo un output più uno o meno uno. Allora, questa funzione è una funzione di determinati input e effettivamente i neuroni nel cervello, dai primi esperimenti di elettrofisiologia che si sono fatti a metà del secolo, effettivamente si osservava che questi neuroni sparavano dei segnali elettrici sulla base di determinati input che venivano forniti o attraverso, diciamo, delle immagini presentate all'animale o con altri metodi. Allora, abbiamo detto, nella forma più semplice un neurone è questa cosa che si attiva o disattiva sulla base degli input, e
E da dove vengono questi input? Vengono da una serie di alberi dendritici, una serie di connessioni che vengono che si formano quando gli assoni, che sono questi cavi attraverso i quali i neuroni trasmettono i loro segnali, toccano gli alberi dendritici di un altro neurone. Quindi, ricapitolando, abbiamo queste due immaginiamo di avere due neuroni, due cellule, che sono sostanzialmente cellule, che emettono segnali elettrici sulla base di scambi biomolecolari attraverso la membrana. Un neurone manda un segnale elettrico su questo cavo, sostanzialmente, che è l'assone. L'assone tocca l'albero dendritico attraverso dei meccanismi complessissimi e bellissimi che sono al centro di tantissima ricerca nel campo delle neuroscienze computazionali. Assoni e alberi dendritici si toccano e il secondo neurone è sensibile, ascolta, diciamo, questi segnali elettrici attraverso le sinapsi e decide di attivarsi o meno a seconda di quello che succede attraverso gli alberi dendritici. Ah, quindi si può schematizzare questa cosa in maniera abbastanza semplice, però abbastanza potente, che è appunto una funzioncina che si attiva o disattiva sulla base della somma delle attivazioni degli input a questa funzione. Allora, per farla nella maniera proprio pratica, che è un po' la cosa a cui accennavamo nell'altra puntata, riferendoci ai lavori di Fukushima o di Rosenblatt, pensando al percettrone, possiamo pensare, per esempio, di generare un classificatore di immagini davvero semplicissimo. La prendiamo un'immagine in un computer che è fatta di pixel, prendiamo 1024x768 per la risoluzione dei tempi miei, e costruiamo questa che si chiama matrice di numerini, in cui mettiamo un 1 disposto su tutti i pixel che formano un cerchio, magari al centro, e meno 1 dappertutto, in tutti gli altri punti. E dopodiché mettiamo un neurone alla fine, cioè sia appunto questo oggetto che è attivo o disattivo, che sostanzialmente è una funzione che fa la somma di questi, che fa la somma degli input moltiplicata per questa matrice di valori e decide di essere attivo o disattivo sulla base del valore della somma. Allora, se noi chiaramente adesso prendiamo un'immagine di input che è esattamente identica a questa matrice di meno uni e più uni che ho costruito, cioè prendiamo un cerchio esattamente identico e lo mettiamo sopra, tutti i più uni del cerchio si moltiplicheranno per più uni del cerchio, tutti i meno uni del cerchio, cioè al di fuori del cerchio, si moltiplicheranno per meno uni al di fuori del cerchio, abbiamo un sacco di numeri positivi e il neurone sarà contentissimo, quindi la somma sarà sopra una certa soglia, facciamo così, che sia zero, e il neurone è attivo e il neurone si attiva. Adesso, se presentiamo un'immagine diversa, capiamo invece che ci saranno un sacco di uni moltiplicati per meno uni al di fuori del cerchio, mi piace questo plurale, e quindi avremo una somma negativa e quindi il neurone non sarà attivo quando presentiamo una cosa che è diversa dal cerchio. Abbiamo costruito una bellissima rete neurale fatta di un neurone, che però effettivamente distingue un cerchio da altre cose. Ora, questo sembrerà abbastanza sempliciotto e diciamo sorprendentemente stupido come approccio, ma se adesso prendiamo tantissime matrici siffatte con cerchi di tutte le grandezze, cerchi spostati in tutti i posti della matrice iniziale, poi prendiamo, anziché cerchi, prendiamo i quadrati, poi ci mettiamo triangoli, poi ci mettiamo righe verticali, righe orizzontali, righe diagonali, e ci mettiamo tutti questi elementi geometrici di un'immagine e cominciamo a metterli insieme in una gerarchia di neuroni, beh, effettivamente ci accorgiamo che riproduciamo più o meno quello che si osserva nel flusso visivo a partire dalla corteccia visiva fino ad arrivare, diciamo, alle parti più di alto livello di processamento dell'input al cervello. Cioè, si riproduce un pochino quello che succede nel cervello, per certi versi, che è una gerarchia di informazioni che vengono combinate sulla base di risposte semplici. Allora, questa è una cosa appunto
semplice, però è alla base non solo di alcune delle osservazioni che vengono fatte nel cervello, di questa gerarchia di neuroni, ma è anche come più o meno vengono costruite queste reti che prendono decisioni complesse sulla base di combinazioni di caratteristiche dell'input. Ad esempio, per chiudere l'esempio, poi ti lascio la parola per eventuali chiarificazioni o domande. Per concludere l'esempio, adesso si capisce che se ho un classificatore di cerchi e un classificatore di puntini e un classificatore di lineette a forma di sorriso, posso anche fare un classificatore di smiley. E se ho un classificatore di smiley, posso avere un classificatore di facce, e se ho un classificatore di tante facce messe insieme, posso fare il classificatore di un gruppo di gente versus una persona singola. Insomma, si possono mettere insieme queste combinazioni di features, cioè di caratteristiche, per prendere decisioni di, come si dice, di più alto livello. Non Sì, so se ho, diciamo, ho parlato un po' a braccio, quindi spero di non averlo. no, ma l'esempio mi sembra davvero molto, diciamo, molto, molto adatto, perché comunque dà proprio l'idea, quindi dicevi tu, che nel momento in cui, diciamo, abbiamo un neurone che si ritrova con tutti gli input che sono concordanti con quello che ha imparato, sta rappresentando, non abbiamo ancora detto che cos'è che sta imparando o rappresentando, ma ci arriveremo tra poco. Comunque è contento e quindi, diciamo, sparerà, darà una scarica per dire che ha visto qualcosa di quelli che, del concetto che ha imparato. Il fatto che poi dopo ci sia tutta una gerarchia, appunto, per dire ok, abbiamo prima uno strato nel primo livello della gerarchia per riconoscere una determinata forma, tipo i cerchi, poi le linee, poi eccetera, eccetera, è quello che poi dopo appunto immagino sia l'ispirazione poi per l'approccio a deep learning che modernamente, poi dopo quello di dire ok, metti tanti strati di neuroni uno dietro l'altro, in modo a dire ok, all'inizio lo fai per usi il primo strato per determinare un primo pezzo, una prima feature, diciamo, della tua immagine, per esempio i contorni dell'immagine, queste cose qui. Poi pian piano vai avanti con altre feature che possono essere più di alto livello. E niente, quindi sì, adesso credo che appunto abbiamo introdotto il modello computazionale, cioè come è fatto, diciamo, il neurone. E quindi sì, sicuramente sarebbe interessante capire adesso come faccia questo neurone a capire effettivamente quando si trova davanti a un cerchio invece che, non so, un triangolo o qualsiasi altra cosa. Quindi immagino che ci sarà un momento in cui a un certo punto si ritroverà anche qualcosa che non è quello che si aspetta, e questo, diciamo, errore, chiamiamolo così, sarà poi la base del suo apprendimento, ecco. Esatto, no, perfetto. Allora, diciamo sì, adesso che abbiamo impostato questo modellino, sì, ci si chiede, beh, come facciamo a scegliere queste matrici di pesi? Beh, ci si accorti che in realtà quello che si può fare è che si può utilizzare dei metodi statistici, o diciamo degli algoritmi, sfruttando un teorema di convergenza bellissimo, che invito tutti ad andarsi a guardare, che dice che in realtà posso cambiare i numeretti che dicevamo prima, questi meno uni e più uni di questa immagine, in maniera automatica, semplicemente presentando una sfilza di input, per esempio cerchi o triangoli o quello che diceva Luca, e poi associarli a un output più 1 o meno 1 a seconda se voglio che il neurone sia attivo o disattivo. Per esempio, se voglio disegnare un neurone che riconosce i cerchi, allora ogni volta che gli presento il cerchio impongo al neurone di essere più 1 e ogni volta che presento il triangolo impongo al neurone di essere meno 1. Allora, come faccio? C'è questo teorema che dice che se cambi i pesi per farli sempre più concordi, come dicevi tu, all'input, nel caso in cui il neurone sbaglia, beh, esiste un numero finito di step che devi fare, cioè questa operazione la devi seguire un numero finito di volte, che è una cosa bellissima perché sei sicuro che arriverai alla risposta,
per minimizzare l'errore il più possibile. Cosa vuol dire minimizzare l'errore il più possibile? Quello che, diciamo, a cui accennava anche Luca, è il fatto che non tutti i cerchi in realtà sono uguali nelle immagini naturali, non tutti i triangoli sono uguali nelle immagini naturali, uno è un po' più schiacciato, uno un po' più alto, il cerchio magari un po' più piccolo, un po' più ellittico, un po' più bruttino, un po' più sfocato, eccetera, eccetera. Quindi voglio che in realtà il mio neurone si attivi anche per tipologie di cerchio che io non ho nel mio, quello che si chiama training set, nell'insieme di stimoli che ho pronti per addestrare il neurone. Cioè questo è quello che si chiama generalizzazione, è una delle cose fondamentali del machine learning ed è forse il punto più importante di qualsiasi lavoro, diciamo, nell'ambito del machine learning. Lo sforzo principale che si fa in tutte le aziende, in tutti i posti in cui si sviluppano machine learning, è cercare di ottenere una generalizzazione più larga possibile a stimoli che non ho visto prima e minimizzare l'errore, appunto l'errore di generalizzazione, cioè essere sicuri che su stimoli che non ho nel mio training set l'oggetto, il modello si comporterà come previsto. E tra l'altro lo si vuole fare con il numero più piccolo possibile di dati di training, perché addestrare queste reti costa e avere un numero finito di un numero limitato di input vuol dire essere in grado di addestrare queste reti molto velocemente, addestrarle in diversi task molto velocemente e quindi essere capaci di stare avanti alla concorrenza. Allora bene, cioè questo teorema è bellissimo, ci dice tu gli dai l'input, fai semplicemente sostanzialmente una somma, aggiungi ai pesi questi valorini di meno 1 e più 1 che dicevamo all'inizio, il valore dell'input se il neurone si sbaglia, a un certo punto il neurone vedrai che risponderà come dici tu, cioè risponderà più 1 al cerchio e meno 1 al triangolo. Ora, quelli che sanno veramente di cosa stiamo parlando, magari noteranno che, diciamo, quando si parla di effettivamente delle tecniche che si usano in deep learning, quando la rete è gigantesca e quando il problema è molto più complesso, diciamo, le tecniche utilizzate non sono specificatamente queste, ma questo rende un po' il concetto. Quindi passando a quelle che si chiamano deep network, cioè una rete neurale gigantesca, che sono state alla base, diciamo, della rivoluzione del machine learning avvenuta all'inizio degli anni 2000-2010. Le tecniche sono matematicamente leggermente diverse, ma identiche nel principio. Cioè, il principio è quello di dire, prendo una rete molto grande, fatta di tanti meno uni e zero uni, e si parla di milioni, a volte miliardi, a volte triliardi di, come si dice, triliardi, billion, trillion, come lo ricordo più, si dice? Trilioni. Comunque, migliaia di miliardi di parametri, sì, di parametri, cioè di questi meno uni e zero uni, all'interno di una rete costruita a volte come gerarchie, a volte come gerarchie molto piccole, cioè di uno, due, tre livelli, ma di tantissimi neuroni messi insieme, a volte invece magari tanti neuroni, tanti gruppi di neuroni separati, però a tantissimi livelli. Quindi la tecnica qual è? Quella di questo... presentare un input. Sì. Scusa, aspetta, c'avevo una curiosità su questo, visto che tu sei anche molto più sul versante di neuroscienze computazionali di me. Comunque il concetto fondamentale, appunto quello che dicevamo, di cercare di far convergere appunto i vari pesi in modo da avere poi più uni possibili quando si vedeva il concetto esatto e meno uno invece quando si vedeva un altro tipo di concetto, è una cosa che anche quella, se ricordo bene, ha un'ispirazione neurobiologica, è quello che viene chiamato il meccanismo di apprendimento ebbiano, se ricordo bene, in cui diciamo se ricordo bene appunto l'osservazione era che nel momento in cui due neuroni, diciamo, si attivavano insieme, allora diciamo l'intuizione era quella di far aumentare il peso tra di loro che connettesse questi due, perché erano praticamente collegati o correlati al fatto che nel momento in cui sparavano entrambi, allora era relativo
al concetto che stavano cercando di imparare. Viceversa, invece, se non collegavano, allora non si rinforzava quella particolare connessione. Credo adesso, no? Assolutamente. Ecco. Sì, sì, okay. No. È nota assolutamente corretta e forse valeva la pena fare ed è proprio come dici tu, cioè ci sono una serie di esperimenti che si facevano, che si continuano a fare in realtà anche correntemente, sui quali appunto si stimolano neuroni di input, sì, diciamo quelli che si chiamano neuroni presinaptici e neuroni postsinaptici, e si osserva come cambiano le sinapsi se stimolo questi neuroni in contemporanea, oppure se li stimolo in maniera diversa, magari stimolo prima uno e poi l'altro, o magari prima l'altro e poi l'uno. E c'è tutta una serie di... In realtà i meccanismi sono molto più complessi, certo, in prima approssimazione sì. Si vede questo, diciamo, questo apprendimento ebbiano di rafforzamento delle sinapsi, il che vuol dire che le sinapsi si ingrossano, oppure che se ne creano altre sullo stesso albero dendritico. E la ricerca ancora, diciamo, c'è tantissima ricerca che si fa sul capire quali sono i meccanismi biomolecolari che effettivamente supportano questo tipo di cambiamenti. Quello su cui però, diciamo, sì, penso un po' tutta la comunità converga, è comunque l'idea di pensare che le sinapsi, cioè queste connessioni, sono quelle che effettivamente contengono la memoria nel nostro cervello, cioè quello che danno effettivamente un significato all'attività neurale. Che vuol dire che quando i nostri occhi mandano determinati impulsi alla nostra corteccia visiva che si trova qui dietro, la corteccia visiva sa cosa farne e manda determinati impulsi attraverso tutta la corteccia che si sviluppa in avanti, per poi arrivare all'ippocampo che forma delle memorie attraverso questi cambiamenti sinaptici, and so on and so forth. Sì, quindi diciamo c'è molta biologia anche in questo, però a livello di astrazione modellistica, sì, esatto, il tanto che basta per ottenere dei sistemi che funzionano. Esatto, appunto. Che l'altra cosa... Forse vale appunto ricordare il fatto che chiaramente poi dopo si sono sviluppate queste due correnti, diciamo, parallele di ricerca sulle reti neurali, quelle più lato neuroscienze computazionali, in cui si era interessati poi dopo modellare effettivamente come funzionano le reti di neuroni biologiche, invece dall'altra parte quella più del machine learning, in cui dice ok, prendo semplicemente l'ispirazione biologica molto, a un livello di astrazione molto alto, la semplifico in modo che poi appunto possa essere maneggevole anche dal punto di vista matematico, e quindi poi dopo puoi dimostrare per esempio i teoremi di convergenza dei percettroni, eccetera. E, però sì, appunto a quel punto divergi, diciamo, come si dice, dall'accoppiamento con la metafora biologica, ecco. Quindi, giusto sì, per, sì, sì. Di solito si chiama plausibilità biologica. Ecco. Sì, di solito si chiama plausibilità biologica. Quando ti dicono, biologically plausible learning rule in neural network model, bla bla bla, vuol dire che stanno cercando di sviluppare delle regole di apprendimento o dei modelli che in qualche modo somigliano a quello che si osserva nel cervello. Per esempio, adesso parleremo di una cosa. Sì. Scusa, aggiungo solo un'altra cosa. Questa cosa poi dopo nell'intelligenza artificiale la si vede in un sacco anche di altri modelli, approcci, tipo negli algoritmi evolutivi. Anche lì quello che si fa è astrarre poi dopo i principi dell'evoluzione biologica, però sono davvero astratti a un livello molto semplicistico, non funziona poi così l'evoluzione biologica, però insomma sono utili poi dopo per tirarci fuori degli algoritmi di ottimizzazione, per esempio, e quindi va bene così. Poi dopo ogni tanto si riesce anche a tornare indietro, a trovare degli insight all'interno di questa modellizzazione matematica che ti permettono di capire meglio il fenomeno biologico, ma non è sempre così, dipende insomma un pochino. Prego. Sì, tra l'altro secondo me c'è anche diciamo, la necessità di far funzionare questi modelli. Per cui da un lato, esatto, infatti c'è sempre, diciamo, questa discussione nella comunità accademica tra quelli che vogliono utilizzare i modelli matematici o anche i modelli costruiti, no? Queste neuromorphic hardware, per esempio,
cioè questi computer che somigliano molto di più a come funzionano i neuroni sinapsi nel cervello, per comprendere la biologia, e quelli che invece dicono, beh, vabbè, a me serve solo costruire una cosa che mi dica se c'è un volto nell'immagine oppure no. E infatti parleremo di una cosa nello specifico che ha molto poco di plausibilità biologica, cioè non si osserva molto nel cervello, anche se c'è una quantità di ricercatori sterminata che ogni tanto se ne esce con diciamo delle descrizioni modellistiche di osservazioni fatte nel cervello che effettivamente sembrano riprodurre questa regoletta. La regoletta di cui voglio parlare è quella della backpropagation, che sebbene sia diversa dal meccanismo di apprendimento che dicevamo prima di questi neuroni che vogliono somigliare gli uni agli altri, e in realtà è molto simile nello spirito, nel concetto. Cioè il fatto di presentare un input a questa rete neurale grandissima, tornando al nostro giocattolo, presento un input, faccio tutte le moltiplicazioni necessarie attraverso la rete, ci sarà un output finale che molto probabilmente sarà quello sbagliato perché i parametri che ho utilizzato nella rete, cioè questi più uni e meno uni, anche se in realtà ovviamente possono essere numeri, a qualsiasi tipo di numero, in un modello un po' più utile, ma comunque questa serie di numeri qua dentro è totalmente a caso, quello che si chiama di solito tabula rasa, o comunque si randomizza, e quindi l'output del mio neurone finale, del mio output layer si chiama, no? Il livello finale sarà completamente sballato, a volte ci azzecca, a volte no, però a seconda della differenza tra quell'output e l'output desiderato, posso utilizzare quella che si chiama backpropagation per capire di quanto devo cambiare ogni numeretto all'interno della rete affinché l'output di un neurone finale si avvicina all'output desiderato. Questo è quello che si chiama gradient descent, cioè discesa di gradiente, perché effettivamente si calcolano un sacco di gradienti in catena. Per chi ha un'infarinatura di matematica differenziale, che spero qualsiasi liceale al quinto liceo almeno qualcosa abbia fatto, forse no, ma in realtà non li so programmi, cioè, ma comunque imparate le equazioni differenziali, comunque se fai un paio di derivate e ti accorgi che è molto semplice calcolare di quanto devo cambiare questi numeretti all'interno della rete affinché l'output del neurone cambi nella direzione che voglio. Questa cosa è potentissima, perché adesso posso prendere quantità di dati gigantesche che sono diventate disponibili, si sono rese disponibili proprio all'inizio degli anni 2000-2010, e posso utilizzare dei computer molto più potenti che anche si sono resi disponibili intorno agli anni 2000-2010, e posso diventare il prossimo Hinton, LeCun, Banjo e tutti i vari famosi del campo del machine learning e delle reti neurali, che effettivamente così hanno fatto, hanno preso dei dati, poi c'è un sacco di lavoro manuale per far funzionare queste cose, perché poi quello fa un po' la differenza, magari questo poi lo discutiamo alla fine o lo faremo oggetto di altre chiacchierate, ma far funzionare queste cose effettivamente è quello che poi fa la differenza tra chi riesce a sfruttarle efficacemente e chi invece no. Per esempio il caso di ChatGPT, no? Che nel concetto, nella forma, il modello era conosciuto agli accademici da svariati anni, forse un decennio o più, però poi farlo funzionare bene in modo che le persone possano usarlo e effettivamente metterlo sulle mani di tutti in maniera utile, beh, c'è un lavoro grandissimo lì. Quindi appunto, riassumendo, siamo arrivati a una rete che è fatta di questi neuroni che si attivano e disattivano nella loro forma più semplice, sulla base della moltiplicazione tra un input e una serie di numeri che chiameremo pesi sinaptici, e sulla base di queste moltiplicazioni ogni neurone si attiva o disattiva e diventa l'input del prossimo neurone, i quali poi saranno l'input dei prossimi neuroni, i quali saranno l'input dei prossimi neuroni, insomma, e so forth. Per questo si chiamano deep, si chiamano profonde, perché si arriva in profondità nella rete. Dopodiché c'è il neurone di output che dirà sì o no,
ma potrebbe dire sì, molto sì, no, molto no, diciamo in maniera graduale, e a seconda di queste risposte graduali e della differenza tra queste risposte graduali e la risposta che io effettivamente voglio, posso calcolare di quanto devo cambiare i numeretti all'interno della rete affinché le moltiplicazioni poi dopo un po' convergano a quello che voglio. Piccola nota, quando accennavamo a queste costruzioni gerarchiche all'interno del cervello in cui prima c'è un cerchio, poi un quadrato, poi un coso, diciamo anche lì ci sono un po' due filoni, quello della costruzione di gerarchie che possono essere interpretabili e che possono essere, diciamo, che rispecchiano in qualche modo delle features, degli input a cui posso associare un significato, per esempio il cerchio ha il significato di cerchio perché c'è la forma di un cerchio. C'è un altro invece filone che è quello un po' del, come posso tradurre in italiano, del chi se ne frega, in cui i pesi sono tutti randomizzati, a destra la rete, quello che viene fuori, viene fuori. Però effettivamente in alcuni casi, famoso il caso di Google DeepMind qualche tempo fa, oddio, qualche tempo fa ormai saranno 10 anni, vabbè, comunque, in cui si scoprì che addestrando la rete al riconoscimento di tutti i video di YouTube, poi andavi a guardare come si attivavano i neuroni all'interno della rete e scoprivi che questi neuroni si attivavano molto bene quando ripresentavi un gattino, i volti di un gattino. Perché? Perché YouTube è pieno di video di gattini e quindi la gente ha detto, ecco, vedi, l'intelligenza artificiale sviluppa immagini proprio come quelle del cervello. In realtà si scopre che garbage in, garbage out, se tu dai a una rete un sacco di immagini di gattini, beh, c'è molta possibilità, molta probabilità che qualcuno dei miliardi di neuroni che c'è lì a un certo punto risponderanno ai gattini. Ci sono tantissimi altri neuroni che in realtà fanno cose molto poco interpretabili. Qui faccio un po' di self publicity a me e al mio ex datore di lavoro del postdoc. Effettivamente anche nel cervello si osserva che ci sono tantissimi neuroni, tantissime attività neurali alle quali non sappiamo dare un'interpretazione esplicita, cioè non sappiamo dire, ah beh, questo neurone si attiva quando effettivamente vedi un gatto invece che un cane. In realtà ci sono neuroni che ogni tanto si attivano sia per il gatto sia per il cane, ogni tanto non si attivano per niente. E in realtà non sono rumore, cioè non sono cose non spiegabili, cioè non sono cose inutili nel cervello, ma ci sono delle tecniche matematiche che abbiamo sviluppato che possono essere sviluppate per descrivere l'attività di questi neuroni e far vedere che in realtà sono molto significativi all'interno del cervello. Quindi anche il cervello in realtà è molto, non voglio dire complesso, perché no, poco interpretabile a volte. Quindi ok, abbiamo costruito la rete, abbiamo detto un sacco di cose di questa rete, non so, magari ci fermiamo per un riassunto o dimmi se c'è qualcosa da chiarire. Sì, no, infatti, cioè, appunto, adesso hai aperto poi una marea di spunti super interessanti che si potrebbero, ciascuno di essi potrebbe fare, pardon, potrebbe fare una puntata a sé stante. E, probabilmente però appunto quello che stavi dicendo adesso, verso la fine, sul fatto appunto dell'interpretabilità di questi modelli, delle reti neurali, eccetera, probabilmente ci avvia un pochino verso uno dei punti focali del machine learning in generale, in cui tu vedi principalmente modelli che sono stati sviluppati pre-successo del deep learning, come per esempio gli alberi decisionali, per dirne una, o le macchine kernel, eccetera, che sono modelli relativamente semplici da capire, da interpretare, nel senso che si può proprio anche caratterizzare in modo matematico molto preciso qual è lo spazio di ipotesi su cui preferiscono convergere dopo che li addestri. E questo poi c'ha tutte delle implicazioni molto interessanti, tipo anche a livello filosofico, paradossalmente, perché alcuni di questi bias, preferenze appunto di questi algoritmi di apprendimento che preferiscono imparare determinati tipi di ipotesi che spiegano gli esempi che gli vengono proposti, fondamentalmente non sono altro che il rasoio di Occam sotto mentite spoglie. Quindi, per esempio, gli alberi decisionali
vabbè, a seconda dell'algoritmo di apprendimento che uno utilizza, preferiscono degli alberi che sono molto compatti e che spiegano, diciamo, l'albero minimale che riesca a spiegare tutti gli esempi in modo consistente, ed è fondamentalmente una riformulazione del rasoio di Occam. Viceversa, le reti neurali, specialmente poi quelle nei modelli di deep learning, in cui davvero abbiamo a che fare con miliardi di unità di neuroni artificiali, è molto più difficile da capire, da determinare questo tipo di preferenze. Quindi quando tu fai, per esempio, la gradient descent che hai spiegato prima, per poter minimizzare l'errore empirico degli esempi che vengono proposti alla rete in fase di addestramento, appunto si riesce più o meno, da quello che so io, a caratterizzarli in modo molto generale, come dire, ok, quello che fanno è smoothing, è interpolazione, l'interpolazione, diciamo, più consistente con gli esempi di training, con gli esempi di addestramento. E questo poi dopo ovviamente c'ha dei problemi, perché non riuscire a capire esattamente perché una rete neurale converga su un determinato mucchio, configurazione di pesi sinaptici, diciamo che la rende un modello molto a scatola nera, quindi è difficile cercare di estrarre poi dopo conoscenza, che in molte applicazioni in realtà non serve neanche. Cioè, appunto, quando tu dici, specialmente in ambito aziendale, industriale, quello che è, ti interessa riconoscere una determinata immagine, che ne so, fare diagnostica per immagine di tumori o qualsiasi altra cosa, in realtà ti interessa poi dopo più l'efficacia di questo sistema di rilevamento, per esempio. In altri casi invece potrebbe essere più un problema, se, appunto, che ne so, pensiamo a qualche sistema più complesso, per esempio di guida autonoma, nel momento in cui una macchina, diciamo, che è guidata da un modello del genere, fa una decisione piuttosto che un'altra, e magari nel mentre può danneggiare degli esseri umani, a posteriori poi, per tutti i vari livelli questioni legali, etiche, eccetera, allora lì sì che occorre sapere perché ha deciso di fare quella particolare azione. C'è un po' di ritardo, quindi scusami se... Sì, c'è un pochino di lag, salto. No, è un punto importantissimo. Per dirla in breve, diciamo, una teoria delle reti neurali non c'è. Cioè, non sappiamo, data una caratteristica di input che voglio gestire, quanti me ne servono per il task XYZ, per esempio per riconoscere le facce nelle immagini, quanti input mi servono, non lo so, quale caratteristiche di rumore posso tollerare, cioè quali facce posso riconoscere e che cos'è una faccia, cioè fino a quando la rete funziona. Nel caso della guida autonoma, per esempio, uno potrebbe pensare, potrebbe tradurre questo nella nostra incapacità di sapere a priori quali sono le biciclette che la Tesla riconosca. Adesso, ho fatto nomi, ma insomma, non voglio... non so esattamente, sicuramente avranno degli argomenti fantastici, loro erano un esempio a caso, ma comunque, se costruisco una macchina a guida autonoma, quali sono le biciclette che questa macchina riconoscerà e quali quelle che non riconoscerà, in che posizione? Non c'è una teoria che mi fa predire in maniera deterministica questo tipo di caratteristiche, tuttavia bisogna dire che si cominciano a capire un sacco di cose delle reti neurali che prima non si capivano, si studia una delle branche che si studia sia a livello teorico che a livello applicativo è quella dello studio degli embeddings, cioè delle rappresentazioni interne della rete, per capire appunto quello che fanno in determinate condizioni. E questo sia da un punto di vista sia appunto teorico, per cercare poi di predire quali task possono risolvere queste reti, sia da un punto di vista applicativo, perché capire come funziona la rete mi permette di ridurre i tempi di apprendimento, il che vuol dire anche ridurre la quantità di informazione che devo inserire all'interno della rete, cioè la grandezza del mio dataset, per ottenere il task che voglio e avere
dei margins per dirla in termini tuoi sul cioè diciamo, adesso per dirla in maniera un po' più esplicita per capire quanto funzionerà la rete, quanti errori mi devo aspettare su un determinato task. Ecco, alcuni dei metodi matematici, statistici a cui accennavi, effettivamente avevano queste caratteristiche di essere teoricamente molto più solide, però anche molto più semplici, e permettevano appunto di calcolare attraverso delle formule ben determinate quale fosse l'errore da aspettarsi sulla base delle caratteristiche statistiche degli input. Bene, quindi diciamo abbiamo accennato un sacco di cose. Che cosa è che volevo dire? Una cosa che volevo dire che forse magari pure varrebbe la pena di parlarne poi a un certo punto. Sì, una cosa a cui volevo accennare che era, si riferiva innanzitutto sì, a questa cosa dell'apprendimento del neurone singolo di cui parlavamo, cioè di far imparare il neurone mostrando tanti esempi e la regola è molto semplice, basta che aggiungi questi valori all'interno dei pesi sinaptici per questo neurone, alla fine il neurone impara. Allora, si scopre una cosa fighissima, che se però continui a farlo troppo e associ, cioè sarebbe qualcosa da introdurre, ma comunque se continui a fare, se provi ad addestrare questo neurone a task arbitrariamente complessi, questo si chiama catastrophic forgetting, a un certo punto il neurone non impara più. E fu proprio Parisi, Giorgio Parisi, il nostro Giorgio Parisi, che negli anni 80, 1986 se non sbaglio l'articolo, insomma, comincia a introdurre, descrive innanzitutto questo problematico e questo problema e introduce una soluzione, introduce una palimpsest property, la proprietà di palimpsesto, cioè la capacità di dimenticare il passato. Cioè il modo in cui si formano le memorie nel nostro cervello in realtà è che nuove memorie possono essere acquisite perché quelle vecchie vengono in qualche modo cancellate o compresse. Diciamo proprio Parisi negli anni 80 cominciò ad introdurre questi discorsi che sono di natura fondamentale, perché se hai un modello che a un certo punto crasha, beh, non stai descrivendo il cervello in maniera opportuna, a meno che forse i nostri cervelli crasherebbero se vivessimo 150 anni o 600 anni, non so, però effettivamente non si osservano, almeno nella maggior parte dei casi, i cervelli che crashano. E questa è una cosa bellissima che volevo a cui volevo accennare, e dopodiché prendere questi stessi neuroni e metterli insieme, fare cioè queste reti ricorrenti, cioè che è un po' quello che avviene anche nel nostro cervello, che non è una rete, come ho scritto prima, in cui un neurone parla solo col prossimo e l'informazione non torna mai indietro, ma in realtà ci sono tante connessioni ricorrenti, cioè quello che esce l'output poi torna all'input, cioè i circuiti sono complessissimi. Beh, succede che questi neuroni diventano un sistema complesso ed è una branca diciamo, delle scienze dei sistemi complessi che alla sapienza, diciamo in cui la sapienza, diciamo, campioneggia, è campione, con Daniela Myth fino agli anni 2000, poi e ovviamente Giorgio Parisi e altri che sviluppavano sistemi di computazione, computer, sia classici di calcolo potentissimo, avevamo alcuni tra i computer più potenti al mondo, sia altri computer che somigliavano di più al funzionamento del cervello umano con neuroni e sinapsi, e che hanno poi iniziato il campo del neuromorphic engineering, che sono tutte cose di cui magari un'altra volta potremmo parlare, volevo Sì, accennare queste cose, adesso. queste curiosità a fine diretta. No, hai fatto benissimo come teaser, trailer, diciamo, delle cose di cui parleremo più avanti, specialmente questa connessione con tutta la branca dei sistemi complessi è molto, molto interessante. Peraltro è anche, almeno
da come la percepisco io, stando più nella comunità informatica, è molto più sotto traccia, diciamo, non è molto conosciuta, diciamo, negli ambiti di quelli che studiano machine learning, diciamo, in modo classico, tradizionale, occupandosi più che altro dell'aspetto informatico o matematico, quindi di sicuro ci sarà da divertirsi, ecco, più avanti a discutere in dettaglio anche di questi. E, bene, vabbè, direi che ormai stiamo andando in chiusura, quindi per, diciamo, riassumere un po' tutto quello che abbiamo detto in questa oretta, più o meno quello che abbiamo capito è che il machine learning innanzitutto si deve basare su una determinata fiducia o almeno assunzione su come funziona il mondo, cioè perlomeno il fatto che dici ok, tu prendi determinati esempi di un fenomeno che vuoi osservare, che vuoi far imparare a una macchina e dopodiché devi fare l'assunzione che il futuro in qualche modo assomiglia al passato che tu hai visto in questo esempio di addestramento, giusto? Questa, diciamo, potrebbe essere un riassunto per sommi capi di su cosa si basa il machine learning e perché funziona. Sì, no, un ottimo punto anche questo. Sì, c'è questa fiducia nel fatto che il mio dataset di apprendimento rispecchia poi il dataset di test, se vogliamo, o comunque l'insieme di stimoli a cui poi sottoporrò la rete in fase di quella che si chiama inferenza, cioè quando userò effettivamente la rete. E quindi la rete generalizzerà bene, come dicevamo prima. Un'altra cosa che forse è importante sottolineare sì, è l'importanza appunto del dataset, cioè più dati hai e meglio caratterizzati, di più alta qualità, meglio è definito il tuo problema, più sei capace di ottenere la risposta desiderata e di ottenere qualcosa che funziona. Un'altra cosa che bisognerebbe accennare, sulla quale forse abbiamo glissato un po' troppo, è l'insieme di... cioè non è che basta mettere questi input, avere questi output e poi tutto funziona. In realtà, perché gli ingegneri poi che lavorano in machine learning vengono pagati un fracco di soldi, o perché uno studente che ha lavorato con Python durante tutto il liceo poi esce dal liceo e già è carne da lavoro, beh, perché ci vuole un sacco di esperienza, un po' anche perché, come dicevamo prima, una teoria vera e propria non c'è, c'è molto handcrafting, c'è molta... bisogna saperci fare con queste cose, bisogna saper gestire quelli che si chiamano gli iperparametri, cioè i parametri che utilizzo per addestrare la rete, cioè per quanti pattern devo mostrare alla rete, quanti stimoli devo mostrare alla rete, per quanto tempo, quando è che mi fermo, quando è che sono contento, perché ovviamente il neurone di output avrà una performance al 100% tutte le volte, nella maggior parte dei casi 70, 80, 90. Oppure come gestisco gli errori? Sono errori che posso tollerare, come nel caso di riconoscimento dei volti, che chi se ne frega se riconosce il cane anziché la mia faccia, oppure la macchina decide di andare avanti quando vede una bicicletta, e quello è un errore che non posso tollerare, così come non posso tollerare dire a uno che non c'ha niente quando mi faccio vedere l'immagine, che ne so, di un pancreas, e invece quello magari c'è un tumore. Quindi ci sono tantissime variabili che vengono gestite spesso manualmente, ma anche, diciamo, a livello statistico, e questo fa un po' il cuore della ricerca in ambito del machine learning, e per poter ottenere dei sistemi che funzionano. Quindi sì, questi sono i tre punti: tanti dati, tanti iperparametri e questo, diciamo, questa fiducia nel sapere che data una quantità di dati e un output ben definito, che non sia totalmente casuale, in realtà si ottiene quello che si vuole, cioè possiamo disegnare questi sistemi in maniera efficace. Perfetto. Mi sembra un ottimo punto in cui chiudere, insomma. Mi sembra che abbiamo dato un'ottima introduzione, insomma, un approfondimento più specifico su che cos'è il machine learning, vabbè, nella declinazione quella supervisionata, ma comunque, diciamo, appunto, è una di quelle più importanti e di
che comunque sono sotto i riflettori in questo momento, e che cosa, di cosa c'è bisogno per poterla, per poterlo realizzare con un modello specifico, ovvero le reti neurali. Quindi io intanto ringrazio Fabio, perché è stato comunque una chiacchierata super interessante, zeppa di spunti, che di sicuro ci darà il là per un sacco di altre puntate in futuro. E ringrazio anche voi che ci avete ascoltato. Vi ricordo di, come al solito, tutte le solite cose, di mettere like, condividere i video, associatevi a Liberi Oltre, eccetera eccetera, e ci diamo appuntamento alla prossima puntata di questa rubrica di intelligenza artificiale. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie. Ciao. Luca.